Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, anche se sono in vacanza con la Pami, non potevo non fare questo video ragazzi relativo, dedicato al nuovo aggiornamento che arriverà ad ottobre in Clash Royale. Ragazzi, sarà una cosa spasmodica, meravigliosa, tanto che su Reddit Supercell mette come hashtag del nuovo aggiornamento Best Update Ever, il miglior aggiornamento di sempre ragazzi. Ci saranno veramente delle modalità e delle cose che verranno introdotte con l'aggiornamento di ottobre che stravolgeranno ulteriormente il gioco. Se pensavamo che le 2v2 erano veramente il culmine, il top della meraviglia, adesso ne vedremo davvero delle belle ragazzi. C'è stato qualche giorno fa una sessione di botta e risposta con gli sviluppatori di Clash Royale da parte degli utenti, ovviamente parliamo sempre di Reddit, nel quale è stato possibile chiedere qualsiasi cosa gli utenti volessero e gli sviluppatori, se lo ritenevano opportuno, andavano a rispondere alle domande. Quindi abbiamo delle domande veramente molto interessanti, le abbiamo lette, le abbiamo viste, ce ne sono state tantissime, ma quelle più sugose, quelle più clou ragazzi, sono veramente da racchiudere in una mano, anzi forse due. Andiamo subito ragazzi a vederle senza perdere ulteriore tempo. C'è stata una domanda fatta da un ragazzo che chiede: ci sarà una nuova rarità di carte dopo le leggendarie? Beh ragazzi, lo vogliamo sapere tutti, veramente esisterà una nuova tipo, un nuovo tipo di carta rara più importante delle leggendarie? Gli sviluppatori ci rispondono: beh, non vogliono esageratamente diciamo sporgersi, però dicono: abbiamo provato a creare delle carte eroe, già se ne parlava tanto, è già più di un anno che si parla delle carte eroe, sono anche uscite delle immagini relative, tutte ovviamente smentite da Supercell. Quindi gli sviluppatori ragazzi hanno provato a fare delle carte eroe, ma ancora non vogliono dire se le inseriranno oppure no, anche perché sono molto indecisi in realtà se creare altre leggendarie da aggiungere a quel gruppo di carte che già noi conosciamo. Altra domanda ragazzi importantissima, fenomenale, quella che renderà davvero Clash Royale un gioco completo, un gioco unico: ci saranno le quest in Clash Royale? Beh ragazzi, Supercell qua invece si sporge proprio, si espone e dicono: sì ragazzi, ci saranno le quest. Quindi ancora non sappiamo se saranno obiettivi settimanali o mensili, ma Supercell ci garantisce che da ottobre, quando arriverà il nuovo aggiornamento, avremo anche le quest in Clash Royale. Beh ragazzi, vi ricordo intanto di lasciare un bel pollicione in su, di iscrivervi al canale se volete sempre rimanere aggiornati su tutto quello concerne di Clash Royale. Passiamo subito alla terza domanda che viene fatta agli sviluppatori di Clash Royale da un altro player, da un altro utente, che chiede: ci saranno mai le 3 versus 3? Modalità anche usata tra l'altro in Brawl Star. Supercell qua invece, gli sviluppatori invece dicono: no, per il momento ci stiamo concentrando tantissimo sul migliorare e portare alla perfezione le 2v2, quindi per questo ancora non c'è nessun progetto ufficiale relativo alle 3v3. Un altro utente ragazzi invece chiede proprio papam, sparando a zero, dice: dateci qualche spoiler del prossimo update, fateci sapere qualcosa, fateci un pochettino fermentare la voglia di giocare a questo gioco. Beh ragazzi, anche qui gli sviluppatori di Supercell si espongono senza nessun problema e ci dicono ragazzi che da ottobre ci sarà una nuova modalità di gioco ragazzi, una nuova modalità di gioco che non c'entrerà niente con le modalità che adesso noi conosciamo, e addirittura ci dicono che potrà essere, come si dice, giocata sia 1 verso 1 o 2 verso 2. Quindi potrà essere veramente una modalità di gioco che tutti stiamo aspettando. Altra domanda che fanno gli utenti, ragazzi, sempre su Reddit, agli sviluppatori: avete mai avuto l'idea di chiedere una carta, di costruire una carta da zero Elisir?
qua andiamo un attimo a riprendere, ragazzi, i trailer che uscivano di Clash Royale già un anno abbondante fa, e l'idea era appunto quella basata sull'ultimo cucciolo lavico, quello che va a colpire il municipio, la torre centrale, tirandola giù, facendo vincere quindi la partita. Gli sviluppatori ci dicono che hanno pensato a qualcosa del genere, ma no. No, non esiste e non esisterà nessuna carta da zero Elisir. Ultima domanda, ragazzi, penultima domanda invece, ragazzi, su il nuovo bilanciamento, aggiornamento di Clash Royale ci chiedono: esisterà prima o poi una modalità single player di Clash Royale, quindi una modalità che potremo anche giocare ad esempio offline? No, ancora dicono gli sviluppatori di Supercell che Clash Royale è un gioco multiplayer che va veramente concentrato su questa modalità di gioco di un player contro altri giocatori. Quindi per questo ancora non c'è niente in progetto per poter creare un tipo di gioco in single player di Clash Royale. Sappiamo anche, ragazzi, prima di parlare dell'ultima domanda, di andare a dirvi l'ultima richiesta importante che hanno fatto gli utenti e gli sviluppatori, che ci saranno dei cambiamenti ai tornei. Quindi, ragazzi, avremo delle modifiche, ancora non sappiamo se di gemme, se di durata, se di numero di giocatori ai tornei, e avremo anche il bottone rematch, soprattutto forse esclusivamente usato nelle 2v2, quindi vuol dire che se perdiamo una partita in 2v2, noi cliccando con il bottone sul bottone rematch possiamo chiedere direttamente la rivincita alla coppia di avversari che ha giocato quest'ultima partita contro di noi. Ultima domanda, ragazzi, che gli utenti fanno agli sviluppatori di Supercell: come funziona quando si perde troppe volte? Questa effettivamente è una domanda che tutti ci siamo chiesti, perché quando succede che prendiamo una strike di batoste vogliamo sapere dove andiamo a finire. Supercell ci spiega che quando perdiamo troppe volte finiamo in un range di utenti che anch'essi hanno perso tantissime partite assieme, quindi la possibilità di risalire è veramente veramente alta. Beh, ragazzi, questo era un piccolo aggiornamento, poi ne vedremo sicuramente degli altri dell'aggiornamento di ottobre di Clash Royale. Vi ricordo hashtag best update ever, ragazzi, questo lo scrive Supercell, quindi sarà il miglior aggiornamento di sempre. E se già eravamo pronti con le 2v2 a dire che Clash Royale era il gioco perfetto, adesso ne vedremo davvero delle belle, ragazzi. Beh, io vi ricordo di iscrivervi tutti al mio canale YouTube, di lasciare un bel pollicione in su se vi piace questo video, se vi piace Clash Royale, e se volete sempre rimanere aggiornati su tutto quello che concerne questo meraviglioso gioco. Io vi ringrazio per avermi guardato anche oggi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!